Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 7 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Giornata temporalesca da qualsiasi angolazione. Da qualsiasi angolazione lo osserviate, questo venerdì sarà una giornata temporalesca dal mattino alla sera con tuoni, lampi, acquazzone e magari anche la grandine. A sottolinearlo la quadratura della Luna che bisticcia con Venere e Marte, tutti quanti in conflitto con il vostro dirimpettaio Urano che di tempeste se ne intende parecchio. Ai ferri corti col partner, col socio, ma soprattutto con voi stessi, la vostra vita non vi piace ma non sapete da che parte iniziare per cambiarla. Famiglia, amore, carriera, tutto in direzione sbagliata, ecco la vostra impressione. Ma se si tratta appunto di un'impressione dovuta ai transiti planetari aspettate a fare scelte inconsulte delle quali vi pentireste all'istante. Quando si è così sotto pressione ogni decisione può rivelarsi fatale, oggi litigate con tutti, dalla famiglia ai colleghi, fino a parenti e conoscenti. Non c'è nessuno che vi vada a genio per una semplice e scomoda verità, quelli che non accettate siete innanzitutto voi stessi. Il vostro carattere e la piega che di recente ha preso la vostra esistenza. Il caos, la confusione e l'indecisione governa ora la vostra vita e le vostre cose. Insicurezze da cui sarà difficile liberarsi. Crisi evidente in atto che sta per nascere, affievolimento di forze ed energie utili per il superamento di evidenti crisi. Si addensano nubi sulle coppie, tormenti di gelosia, dubbi, incertezze. Incapacità ad amare. I single possono attraversare crisi profonde e consistenti durante le quali tenderanno ad isolarsi. Collaborazioni, appuntamenti, contatti, tutto discretamente bene. Nuvolette grigie però in amore. Giorno pieno di novità per i nati di sabato. Bene gli amori segreti. Qualcosa da risolvere in casa. Cambiamenti che non ti piaceranno molto. Chiedi consiglio a un esperto. Avrai a che fare con persone gelose o invidiose. Non considerarli proprio. Ciò che farai di nascosto ti andrà bene. Ottima intesa con Pesci. Agisci con discrezione anziché con impulso. Ansia esagerata. Non è il momento dei pettegolezzi, è il momento di stare zitti e ascoltare gli altri. Qualcosa di compromettente fatto oggetto di pettegolezzi potrebbe mettervi in cattiva luce. Inciampate sempre negli stessi errori. Non state con il fiato sul collo di una persona che è molto più distante di ciò che pensate. Oggi potreste smarrire qualcosa di importante, attenti a chiavi e oggetti preziosi. Attenti al bancomat. I nati di lunedì tra le 18 e le 20 riceveranno enormi benefici dalla Luna soprattutto in fatto di sentimenti, amore e amicizia. Bene, o quasi, il lavoro. Oggi potreste avere tante buone occasioni non solo per rivedere la vostra posizione nei confronti di alcune persone, ma anche il giudizio che vi siete fatti proprio su di loro. Ottimo giorno per pensare di scegliere un profumo nuovo o un trucco nuovo. Una persona che non immaginavate nemmeno vi attrae particolarmente in questo periodo, valutate se è il caso di rischiare un'avventura che potrebbe lasciarvi il segno. Dal pomeriggio il luminare femminile, l'astro d'argento che rappresenta l'intimo equilibrio emotivo, la Luna, si trova benefico e a suo agio dai Pesci per il vostro segno. Sarete più equilibrati del solito e porrete attenzione agli scatti emotivi e alla necessità di reagire sempre con misura alle eventuali provocazioni. Il luminare notturno avrà, in serata, il potere di innalzare la vostra sensibilità, di far fiorire le nuove intuizioni, di rendere possibili nuovi incontri. È necessario, da un punto di vista della salute, per recuperare la fase di intenso lavorio mentale degli ultimi giorni, rifugiarvi nel relax ritemprante del riposo, sempre vostro fedele alleato per ottenere una perfetta forma psicofisica. Urano all'opposizione e la Luna in quadratura sono segno che sulla vostra vita affettiva oggi soffia un vento fortissimo se non addirittura si sta preparando un terremoto, aria tempestosa in coppia e in famiglia.
I malcontenti vengono a galla proprio oggi come fettine di frutta nell'ottima sangria che avete preparato per placare gli animi e invece oggi li accende. Parole esplosive che lasciano il segno, almeno vi estraniate dalla noia. Amore. Amore è un parolone che oggi è assente dal vostro lessico ed è un bene che sia così perché per amore come maghi e streghe inferocite potreste scatenare un vero putiferio. Forti tensioni in coppia, battaglie familiari, prese di posizione focose con i suoceri. Non va meglio per chi non è in coppia, col suo atteggiamento poco ortodosso allontana anche eventuali corteggiatori, eppure per lo psicologo sarebbe tutto chiaro. Una cicatrice irrisolta del passato vi rende così ostili all'amore che quando rischiate di incontrarlo mettete in atto meccanismi difensivi come fanno le meduse e le puzzole. Lavoro. Ambizione supportata da effettive potenzialità, ma se non è il momento giusto e qualcuno o qualcosa si mette di traverso, nulla potete per cambiare la situazione sfavorevole, effetto del karma o dei capricci delle stelle. Rassegnatevi, le prove servono a rafforzare, l'universo vi sta riservando una grande lezione su come trasformare ostacoli e imprevisti in preziose lezioni e opportunità di crescita. Una giornata campale presupposto di successo. I grandi trionfatori della storia non avevano una famiglia da accudire oppure se ne facevano un baffo. Benessere. Chiamatelo pure malessere e non sbaglierete vocabolo. A cominciare dalla digestione che si ribella alla vostra dieta bizzarra, con plateali e didattiche ritorsioni tradotte dal fisico in emicranie, mal di stomaco, insonnia. Occhio anche a dove andate a sbattere, rischiate di procurarvi inopportuni bernoccoli. Per lei, ci mancava anche il congelatore che, guarda caso, si guasta sempre quando fa caldo. Se siete state fuori casa tutto il giorno, a rientro ritrovate una nauseabonda pozzetta che corre per tutto il pavimento. Quanto agli alimenti da buttare vi viene da piangere, vi eravate appena rifornite facendo una spesona da urlo. Per lui, ipercritici al volante, quando qualcuno commette un'infrazione vi sentite il ministro dei trasporti, abilitato a castigarli all'istante. Poco ortodossi i metodi però, vi mettete di traverso. Sorpassate a destra strombazzando, abbassate il finestrino lanciando improperi o facendo addirittura le corna. Metodo velocissimo per tirarsi la zappa sui piedi. Malta salatissima, danni all'auto e magari anche un pugno in faccia. Colore delle emozioni, violaceo. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.